Bentornati in questo nuovo video. Oggi vediamo tutti e due euro commemorativi del 2021. Li vediamo come temi tiratura e prezzi, cioè quanto valgono le monete. Abbiamo anche il 2 euro commemorativo del Principato di Monaco, che mi è arrivato dopo 3 settimane che la stavo aspettando, ma noi lo lasciamo alla fine come chicca finale. Per quanto riguarda invece i video, cominciamo subito con quelli dell'Andorra. Ma prima di cominciare a vedere le monete, volevo chiedervi una cosa: se mi potete aiutare per quanto riguarda i video del 2022. Volevo chiedere se è meglio fare un video per ogni 2 euro commemorativo che uscirà per quanto riguarda l'anno 2022, o se preferite vederli tutti quanti insieme alla fine dell'anno come stiamo facendo adesso. È molto importante questa cosa, io vi ringrazio già in anticipo se potete lasciarmi un commento sotto nel video. Per quanto riguarda i 2 euro commemorativi, cominciamo a vedere quella dell'Andorra, come vi dicevo. Vediamo i temi, prendiamo uno, ce ne sono due quest'anno. Per quanto riguarda il tema di questa qua in mano è: prendiamoci cura dei nostri anziani. È una moneta emessa sempre in coin card, perché Andorra fa, cioè emette le monete solo in coin card. Per quanto riguarda la moneta, vedete coin 2021 sulla coin card, l'abbiamo anche qua in questa posizione coin 2021, Andorra scritto nel centro della moneta. Questa è la coin card, la parte frontale. Vediamo il retro, tiratura 70.000 esemplari, numero progressivo in questa posizione, attenzione alla tiratura. Per quanto riguarda la zecca, invece la zecca di Parigi, cioè la zecca francese, perché sapete benissimo che un anno fa la zecca spagnola, un anno fa la zecca francese. Avevo già fatto il video su Andorra per quanto riguarda questa cosa. Qua abbiamo il bollino olografico che certifica che è una coin card originale. I prezzi si aggirano tra i 22 e i 25 euro per quanto riguarda questa moneta. Attenzione sempre alla tiratura, mi raccomando. Vediamo l'altra. Per quanto riguarda l'altra, abbiamo come tema il 100° anniversario dell'incoronazione della Nostra Signora di Meritxell. È una moneta, devo dire, questa molto molto bella, a me piace moltissimo. Complimenti agli incisori e scultori che hanno lavorato per questa moneta. Per quanto riguarda Andorra, troverete scritta in questa posizione e il conio 2021 è qui in questa posizione, qui è molto piccolo ma c'è. Per quanto riguarda invece il 2021, il conio lo troviamo anche nella coin card, guardate a casa se ce li avete, se le avete già prese. Vediamo il retro, dove abbiamo la tiratura 70.000 esemplari, 11.203 numero progressivo, vedete qua in alto a destra, sempre zecca francese, cioè la zecca di Parigi. Il bollettino qua che testifica che è una coin card originale, il valore 2 euro, il prezzo anche di questo è già tra i 22 e 25 euro. Andiamo avanti, vediamo quelli del Belgio. Anche il Belgio quest'anno ha fatto 2 monete, ma sapete che il Belgio fa sempre doppia emissione per ogni moneta. Vediamo la prima, versione francese, versione olandese, ne avevamo già parlato nel video del Belgio anche di questa cosa. Per quanto riguarda la tiratura, 150.000 pezzi, 75.000 per uno, 75.000 per l'altra. Le monete sono sempre uguali, non cambia assolutamente nulla. Il tema è il 100° anniversario dell'unione economica tra Belgio e Lussemburgo. Quello che volevo farvi vedere, una cosa particolare che si vede molto bene nelle monete: il caduceo, essendo la zecca di Utrecht, che è la zecca olandese, perché la zecca belga sapete che ha smesso di coniare monete, almeno per il momento, dopo vedremo più avanti cosa faranno. Per quanto riguarda il retro, valore facciale, vedete 2 euro, sono tutte monete in fior di conio, queste qua che stiamo guardando. Per quanto riguarda il prezzo, si aggira tra i 10 e i 12 euro. Vediamo l'altro, 2 euro, del Belgio sempre. Per quanto riguarda questo 2 euro del Belgio, il tema 500° anniversario dell'ordinanza di Carlo V, monete sempre uguali, non cambia assolutamente nulla. Coin card versione olandese e versione francese, vedete le scritte. Per quanto riguarda la tiratura, anche qui 150.000 pezzi, 75.000 e 75.000. vediamo il retro, vediamo i valori. Nel coin card, come vi dicevo, cambiano solo le scritte, ma le monete poi all'interno sono uguali. Il prezzo si aggira tra i 10 e i 12 euro. Andiamo avanti, vediamo quelle dell'Estonia. Abbiamo 2 monete anche per l'Estonia quest'anno. Vediamo la prima, il tema è il popoli ugro-fenici. Vedete il conio 2021 è in questa posizione qui e la scritta est la troviamo un po' più in alto. Tiratura 1 milione di pezzi, il prezzo si aggira tra 3,50 e 4 euro, sempre il fior di conio. Queste sono confezioni che faccio io, li oblò perché a me piace tenere in questa maniera qui. Andiamo avanti, vediamo l'altro. Ho scritto i prezzi qui perché è quello che io ho pagato per averle, perciò sapete anche voi quanto li ho pagate. Allora andiamo avanti, vediamo quell'altra dell'Estonia, che è animali nazionali dell'Estonia, in questo caso il lupo. Vedete anche qui
la scritta esteri lo troviamo nella posizione sinistra, nella posizione destra qua, in questa posizione dove c'è il dito, abbiamo il conio 2021, il prezzo si aggira 3,50 euro e 4 euro, la tiratura di 1 milione di pezzi anche per questa. Andiamo avanti, vediamo quella della Finlandia, dove abbiamo due monete anche per la Finlandia. Per quanto riguarda la prima, prendiamo questa, il tema è l'unione delle, il centesimo anniversario, scusatemi, delle isole Åland. Per quanto riguarda la tiratura di 800.000 pezzi, il prezzo si aggira tra i 6 euro e i 7 euro. È una moneta della, quella della Finlandia, sono sempre molto difficile da reperire, con il 2021 in questa posizione qui, guardatelo. E per quanto riguarda invece il segno della zecca di Vanta, è in questa posizione qui. Sono molto difficili sempre da reperire quella della Finlandia, perciò se, se non ce l'avete ancora, acquistatele, perché a trovare in giro è una cosa veramente impossibile. Vediamo l'altra, sempre quella della Finlandia, dove il tema è giornalismo e comunicazione. Abbiamo conio 2021 qua in grande, lo vedete qua in basso. Per quanto riguarda il segno della zecca in questa posizione qui, tiratura 800.000 pezzi, il prezzo ci aggira tra i 6 e i 7 euro. Controllate a casa se li avete tutte e due. Andiamo avanti, vediamo quella della Francia. Per quanto riguarda la Francia abbiamo due missioni, una in rotolini, cioè sciolti, e una in coin cut, che dopo vedremo. Questa è con in mano il 75° anniversario dell'Unicef come tema. Per quanto riguarda il conio della moneta, lo troviamo in questa posizione qua, molto piccolo, Repubblica Francese, vedete qui RF, moneta molto elaborata questa, si vede veramente poco quello che c'è all'interno, ma qua Repubblica Francese lo possiamo vedere benissimo in questa posizione. Sotto c'è il segno della zecca e il segno del direttore. Per quanto riguarda la tiratura di questa moneta è di 7.500.000 pezzi, poi ce la troveremo in circolazione ovviamente, perché di solito le monete francesi girano quasi tutte. Per quanto riguarda il prezzo, in fior di conio, cioè non circolato, si è girato ai 3 e 4 euro, io ho pagato 3,50 euro. Andiamo avanti, vediamo la seconda della Francia, è messa in coin card come vi dicevo, 5 coin card quest'anno, hanno i segni e i colori, scusatemi, del simbolo dei giochi olimpici, perché il tema della moneta è i giochi olimpici a Parigi nel 2024. Le monete sono uguali, non cambia assolutamente nulla per quanto riguarda la moneta all'interno, cambiano solo le scritte, le coin card e i colori. Per quanto riguarda la moneta troviamo la Repubblica Francese scritta in questa posizione qui, il conio 2021 più in basso, vedete qua c'è il simbolo dei giochi olimpici in questa posizione. Vediamo il retro dove troviamo le informazioni, eccoli qua, tiratura 100.000 pezzi per coin card, cioè ogni coin card ha una tiratura di 100.000 pezzi, ecco perché sono 500.000 totali. Per quanto riguarda il numero progressivo subito sotto c'è il bollettino, quello olografico, che certifica che sono monete originali, sono più che altro coin card originali, eccolo in questa posizione. Mi raccomando di non tagliare per tirarle fuori, tenetele così perché ci sono i fogli apposta per conservare, dopo vi faccio vedere. I prezzi, per quanto riguarda i prezzi, aggirano tra i 12 e i 15 euro, cioè se li volete tutte quante ci risparmiate, se ne prendete una mi sa che la pagate 15 euro, io ho preso tutte quante, ho pagato 60 euro. Per quanto riguarda, come dicevo, le coin card sono 5, perciò io vi consiglio di prendere tutte e 5, ma dopo vedrete voi cosa volete fare. E niente, queste sono le due monete della Francia, una in sciolta, diciamo, in rotolino, e un'altra che è stata messa in coin card, con 5 coin card diverse. Andiamo avanti, vediamo quelle dell'Italia, abbiamo due monete per l'Italia, una è professioni sanitarie e l'altra è Roma Capitale. Vediamo la prima, professioni sanitarie, conio 2021 in questa posizione, la scritta, la lettera R che identifica insomma della zecca di Roma è in questa posizione qui. Potete vedere benissimo la scritta grazie in alto ad arco, vedete? È una tiratura di 3 milioni di pezzi, il prezzo si aggira dai 3 euro e 3,50 euro per quanto riguarda le monete in fior di conio. Vediamo l'altra, Roma Capitale, anche questa tiratura 3 milioni di pezzi, vediamo il conio 2021 che si trova in questa posizione qui, la lettera R che identifica la zecca di Roma lo troviamo qui più in basso. Come vi dicevo, 3 milioni di pezzi anche per quella dell'Italia, il prezzo si aggira di 3,50 euro in fior di conio. Andiamo avanti, vediamo quella della Grecia. Per quanto riguarda la Grecia abbiamo una moneta quest'anno, il tema della moneta
è il 200° anniversario della rivoluzione greca, è una moneta molto molto elaborata. Il conio lo troverete in questa posizione qui, il segno della zecca è qui in mezzo, il segno della zecca di Atene. Per quanto riguarda la tiratura, attenzione, 1.500.000 pezzi, i prezzi si aggiungono tra 3,50 e 4 euro in fior di conio. Andiamo avanti, vediamo quella della Germania. Per quanto riguarda la Germania l'ho lasciata così perché abbiamo 5 zecche, sapete che la Germania ha 5 zecche, abbiamo la A di Berlino, la D di Monaco, per quanto riguarda la zecca. Per quanto riguarda invece la F è quella di Stoccarda, la G è quella di Karlsruhe e la G che è quella di Asburgo. Allora, per quanto riguarda la D che troviamo in questa posizione qui, è quella che identifica le monete che sono della Germania, Deutschland, perciò attenzione non confondo con le lettere della zecca, ce l'avete qua in questa posizione. Le lettere invece delle zecche sono in questa posizione qui, a sinistra di ogni moneta. Qui abbiamo la A, qui abbiamo la D, qui abbiamo la J, la I lunga. Qui abbiamo invece la F in questa posizione, sono girate, e qui abbiamo la G, eccola qui. Per quanto riguarda la tiratura, io vi consiglio sempre di fare tutte e cinque le zecche della Germania, perché ogni zecca, per quanto riguarda le zecche della Germania, ha un potere, diciamo, di poter decidere quante monete coniare, non è che sono uguali le tirature. Infatti quella di Berlino, per dire, è di 6 milioni di pezzi, quella invece di Monaco è di 6.300.000 pezzi, che è in questa posizione qui. La lettera, per quanto riguarda la lettera G, quella di Karlsruhe è quella di meno, perché è 4.200.000 pezzi come tiratura. Per quanto riguarda la F di Stoccarda, che è in questa posizione qui, che abbiamo detto è di 7.200.000 pezzi, perciò è quella che ne ha coniate di più. Per quanto riguarda invece la lettera G, che è quella di Asburgo, ha fatto 6.300.000 pezzi. Ecco perché vi consiglio di fare sempre tutte e cinque le zecche. Il prezzo per ogni moneta di 2,90 euro, se volete il set completo, costa 14,50 euro, se non mi sbaglio. Andiamo avanti, vediamo le altre monete. Andiamo avanti con la Lettonia. Abbiamo una sola uscita per quanto riguarda la Lettonia. Il tema della moneta è il 100° anniversario del ricongiungimento di Jure. Per quanto riguarda la zecca, scusatemi, conio 2021, troverete in questa posizione qua, non ha nessun segno di zecca. Tiratura, attenzione, di questa moneta, perché sono appena 421.000 pezzi. Se volete acquistare o non ce l'avete ancora, vi consiglio di prenderla. I prezzi si aggirano adesso tra 3,50 euro e 4 euro. Andiamo avanti, vediamo la Lituania. Per quanto riguarda la Lituania abbiamo due uscite quest'anno, due monete, 2021. Vediamo la prima, riserva di biosfera di Zuvitnas, per quanto riguarda il tema della moneta. Perdonatemi l'addizione se ho sbagliato qualcosa. Per quanto riguarda il conio, troviamo in questa posizione qui. La scritta Lietuva lo troverete in alto, in questa posizione qua. Per quanto riguarda la tiratura, attenzione, 500.000 pezzi. Il prezzo si aggira 3,50 euro e 4 euro. Mi raccomando, la tiratura di queste monete sono molto molto basse quest'anno. Vediamo l'altra, che fa parte delle regioni. Il tema è Zucchia, per quanto riguarda le regioni, vedete lo stemma, controllate sempre a casa se avete più di una di queste monete. Conio 2021 in questa posizione qui, la scritta Lietuva sopra in alto, anche questa tiratura 500.000 pezzi, fatta attenzione, il prezzo si aggira tra i 3,50 euro e i 4 euro, ce ne sono veramente pochissime. Andiamo avanti, vediamo Lussemburgo, abbiamo doppia uscita per quanto riguarda Lussemburgo, perché le monete di Lussemburgo hanno cominciato a fare, cioè, diciamo, la zecca di Lussemburgo ha cominciato a fare una politica un po' particolare, perché comincia a far monete sia olografiche e normali, cioè doppia uscita. Vediamo la prima, che andiamo a vederla meglio. Per quanto riguarda la prima, vedete moneta fior di conio normale sulla mia sinistra, per quanto riguarda l'altra è olografica. Allora, la zecca del Lussemburgo, diciamo, ha cominciato da questo sistema, anche se poi le monete vengono coniate dalla zecca olandese, cioè dalla zecca di Utrecht. Abbiamo il caduceo in questa posizione qui. Per quanto riguarda il tema della moneta, il 40° anniversario del Granduca Enrico, la Granduchessa Maria Teresa, vedete le monete che sono diverse, non sono uguali, guardate all'interno, vedete che di qua si vede molto meglio la figura. Per quanto riguarda, come dicevo, il segno della zecca in questa posizione qui, la tiratura è di 320.000 pezzi, 160.000 per ciascuna. Per quanto riguarda i prezzi, come vedete, costano 10 euro cada una. Io le ho prese in coppia e le ho pagate 19 euro, di dire la verità.
se li volete single penso che li far pagare 10 euro visto su vari siti internet. Per quanto riguarda l'altro 2 euro commemorativo, sempre a doppia uscita, anche qui normale e olografica, anche qua il tema della moneta è il centesimo anniversario della nascita di Granduca Jean. Per quanto riguarda anche questa moneta, sempre coniata dalla zecca di Utrecht, dalla zecca olandese, abbiamo il segno della zecca in questa posizione qui, il caduceo, guardatela, non so se riuscite a vederlo, eccolo qua. Qua si vede un po', c'è meno riflesso, lo vediamo meglio. Per quanto riguarda anche questa, tiratura 320.000 pezzi, 160.000 caduno. Per quanto riguarda i prezzi, si aggirano intorno ai 10 euro, 9-10 euro, dipende poi dove andrete ad acquistarla. In coppia comunque vi pagate 19 euro, mi sembra. Andiamo avanti, vediamo le monete di Malta. Abbiamo due uscite per quanto riguarda Malta, una in rotolino e una invece in coin card, come quella di San Marino. Vediamo la prima, il tema della moneta e tempi di Taxien. Il coin 2021 lo troverete in questa posizione qui, la scritta Malta, che identifica sul mezzo della Malta, e qui troverete anche il segno della cornucopia perché quest'anno vi ha fatto la zecca di Parigi. Tiratura, attenzione, 180.000 pezzi, il prezzo è girato ai 12-14 euro, costa veramente tantissimo quest'anno la moneta di Malta. Vediamo l'altra, che è una tiratura ancora più bassa, che è stata emessa con scusatemi, in coin card, come quella di San Marino, come vi dicevo. Il tema della moneta eroi della pandemia, vedete, dedicato a infermieri e dottori, per quanto riguarda le professioni sanitarie, anche queste. Per quanto riguarda coin card, all'interno troviamo la moneta, vedete, conio 2021 in questa posizione qui, tema della moneta in basso. Allora vediamo, qua in alto abbiamo il conio 2021, scritta Malta, il segno della cornucopia, che era della zecca francese, in questa posizione qui, il tema della moneta sempre ad arco in alto. Vediamo un attimo il retro, troviamo i dettagli tecnici, attenzione, tiratura 60.000 pezzi, sono veramente pochissime, zecca di Parigi, Monnaie de Paris, vedete, zecca francese. Per quanto riguarda il prezzo, si aggira tra i 80 e i 90 euro. Se volete acquistarla questa moneta, non l'avete ancora preso, vi consiglio di farlo perché i prezzi stanno andando veramente su, è di tanto anche, perché non se ne trovano in giro. Andiamo avanti, vediamo le monete del Portogallo. Per quanto riguarda il Portogallo abbiamo due monete. Questa dovrebbe essere la prima, che è uscita quella della presidenza europea, se non mi sbaglio era la prima in assoluto quest'anno, per quanto riguarda, scusatemi, 2021. Vediamo la prima presidenza europea, come vi dicevo, come tema della moneta. Il coin 2021 lo troverete in questa posizione qui. Per quanto riguarda la tiratura, attenzione, perché sono appena anche queste 510.000 pezzi, il prezzo è di 3,50 euro e 4 euro, sempre in fior di conio. Vedete il valore 2 euro sul retro. Vediamo l'altra moneta del Portogallo, dove il tema della moneta è partecipazione ai giochi di Tokyo. Vedete i simboli dei giochi olimpici proprio nel centro della moneta. Vediamo il conio 2021, troviamo in questa posizione qui. Tiratura anche di questa 510.000 pezzi e il prezzo si aggira tra 3,50 euro e 4 euro. Controllate a casa se avete tutte e due. Andiamo avanti, vediamo la Slovacchia. Abbiamo una sola moneta per quanto riguarda la Slovacchia. Tema è centesimo anniversario della nascita di Alexander Dubrek. Per quanto riguarda il conio, lo vediamo in questa posizione qui, 2021, la scritta slovensco, scusatemi, il conio in questa posizione qui, 2021, la scritta slovensco lo troviamo qui, in questa posizione che identifica che sono moneta della Slovacchia. Tiratura, attenzione, 1.000.000 di pezzi, i prezzi si aggirano 3,50 euro e 4 euro. Quest'anno c'è stato un taglio delle monete in una maniera pazzesca per quanto riguarda l'anno 2021, hanno tagliato tantissime tirature, molte zecche dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la moneta della Slovenia abbiamo sempre una emissione, c'è cioè una moneta, il tema della moneta è il 200° anniversario del Museo Nazionale della Slovenia, tiratura 1.000.000 di pezzi anche per questa moneta. Il conio 2021 lo troverete in questa posizione qua, la scritta Slovenia proprio nel centro della moneta, che identifica sua moneta della Slovenia. Come dicevo, tiratura 1.000.000 di pezzi, il prezzo si aggira 3,50 e 4 euro. Andiamo avanti, vediamo la Spagna. Per quanto riguarda la Spagna abbiamo una sola uscita quest'anno, il tema della moneta è il centro storico di Toledo. Vedete il conio 2021 in questa posizione, la scritta Spagna più in alto.
tiratura, attenzione, 4 milioni di pezzi, è facile che lo troveremo in circolazione, cioè in giro. Molte delle monete che vi ho fatto vedere non andranno in circolazione perché molte aziende le vendono, non li emettono per la circolazione. Per quanto riguarda invece il prezzo, si gira 3,50 euro i 4 euro di questa moneta. Andiamo avanti, vediamo San Marino che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo due uscite per quanto riguarda San Marino. Vediamo il primo, Caravaggio, 450 anniversario della nascita, confezioni devo dire spettacolari per quanto riguarda questa moneta, bellissime, non c'è niente da dire. Vediamo l'interno, lo troviamo la descrizione sulla parte sinistra della coin card per quanto riguarda la moneta. Vediamo 2 euro commemorativo, moneta fior di conio 2021, scritto qua in basso. Guardate che meraviglia la coin card come l'hanno fatta, veramente veramente bella. Vedete la scritta Caravaggio in questa posizione, San Marino, guardate in questa posizione qui, che identifica questa moneta da San Marino, che è un 2 euro da San Marino. Il conio 2021 ce la troviamo qui, la lettera R che identifica la moneta da Zecca di Roma, perché vengono coniate da Zecca di Roma, che è quella di San Marino. Vediamo il retro, valore 2 euro, veramente veramente bella, complimenti all'incisore e ai scultori che hanno lavorato monete di San Marino. Per quanto riguarda la nostra zecca bisogna fare veramente i complimenti. Vediamo l'altra, anche l'altra, abbiamo il tema della moneta 150 anniversario della nascita di Albrecht Dürer. Vediamo l'interno, vediamo il retro della coin card, è veramente bella, quella di San Marino sono spettacolari, non c'è niente da dire. Mi sono dimenticato di dirvi la tiratura di questa, che è di 56.400 pezzi, che è uguale anche all'altra, anche questa la tiratura di 56.400 pezzi. Per quanto riguarda la descrizione, troveremo in questa posizione qui, anche qua 2 euro con il fior di conio, spettacolare anche questa moneta qui, non c'è niente da dire, penso che siano le monete più belle per quanto riguarda il 2021. Vediamo il conio 2021, lo troveremo qua in basso. La lettera R che identifica la zecca di Roma è in questa posizione, la scheda San Marino, vedete qui, in questa posizione qui. Vediamo il retro della coin card. Per quanto riguarda la tiratura 56.400 pezzi per tutte e due, i prezzi si aggirano tra i 45 e i 50 euro aggiornati a gennaio. Andiamo avanti, vediamo i 2 euro commemorativi del Vaticano, sono gli ultimi, poi vediamo quello principale di Monaco. Per quanto riguarda il Vaticano abbiamo due emissioni emesse in coin card come tutti gli anni. I 2 euro del Vaticano vengono sempre emessi solo in coin card, i 2 euro commemorativi. Vediamo il primo, che è il 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. Vedete il conio 2021, sia dalla conclave per quanto riguarda nel centro della coin card. Vediamo l'interno, quest'anno c'è stato un cambiamento perché hanno fatto un mini folder che si può estrarre, molto molto pratico, molto comodo devo dire. Per quanto riguarda invece dettagli tecnici, ce li abbiamo scritti in italiano ma anche in tedesco, in inglese e in francese all'interno della custodia del folder. Vediamo un attimo la moneta, conio 2021 anche qui, scritto proprio sul mini folder. Allora, per quanto riguarda il conio troviamo la moneta in questa posizione qui, la scritta Città del Vaticano, che identifica la sua moneta del Vaticano, in questa posizione, vedete? La lettera R che identifica la zecca di Roma in questa posizione qui. Non so se è riuscito a vedere che c'è molto riflesso. La moneta in fior di conio, attenzione a questa cosa. Per quanto riguarda la tiratura di questa moneta di 78.300 pezzi. I prezzi si aggirano tra i 28 euro e i 30 euro. Andiamo avanti, vediamo l'altra moneta, l'altro 2 euro, lasciamo aperto. Vediamo l'altro 2 euro dedicato al 450° anniversario della nascita di Caravaggio. Anche qui abbiamo conio 2021, segno della conclave, cioè il simbolo della città del Vaticano. Vediamo moneta commemorativa in euro. Attenzione, come vi dicevo, i 2 euro commemorativi del Vaticano sono sempre emessi solo in coin card, non ci sono soldi in rotolini. Anche qui troviamo la descrizione, cioè i dettagli tecnici in quattro lingue, italiano, in tedesco, scusatemi, inglese e francese. Per quanto riguarda i 2 euro vediamo conio 2021, vediamo la scritta Città del Vaticano sul bordo della moneta, del nucleo interno. Il conio 2021 lo troviamo in questa posizione qui in basso, la scritta Caravaggio, vedete? La lettera R che identifica la zecca di Roma la troviamo in questa posizione qui. Per quanto riguarda questa tiratura, attenzione perché ce ne sono di più, sono 81.300 pezzi, mentre per Dante erano 78.300 pezzi. Ma i prezzi sono sempre uguali, si gira tra i 20, i 28 e i 30 euro anche questa.
Andiamo avanti, vediamo l'ultimo zucchero commemorativo, che è quello del Principato di Monaco, che è stato emesso in scatola e confezione. Per quanto riguarda la scatola, troviamo il simbolo del Principe Alberto sulla parte frontale. Sui lati della scatola troviamo la scritta Monaco, 2 euro, tema della moneta, decimo anniversario di matrimonio. Andiamo a vedere, non c'è nient'altro perché la scatola è tutta bianca. Vediamo l'interno, troviamo la confezione che dovrebbe essere rossa. Ecco, infatti, confezione rossa con sempre il simbolo del Principe Alberto sopra. Vediamo all'interno, troviamo la moneta, il 2 euro commemorativo e il certificato. Diamo un'occhiata un attimo al certificato. Per quanto riguarda il certificato, vediamo Principato di Monaco, pezzo da 2 euro commemorativi, ci sono i dettagli tecnici praticamente della moneta. Attenzione perché è una moneta in fondo specchio, non in fior di conio, attenzione a questa cosa. Tiratura 15.000 pezzi appena, sono veramente pochissime. Qui avete il numero progressivo. Sul retro troviamo il monogramma della famiglia reale che è olografico, che è per la certificazione della moneta. Vediamo adesso la moneta come è fatta. Troviamo nel centro della moneta il ritratto di Carlo Alberto e della sua sposa Charlène, vedete proprio sul centro della moneta. Il tema è il decimo anniversario di matrimonio. Monaco scritto su in alto, fondo specchio come vi dicevo, come cioè come finitura. Per quanto riguarda la moneta, è stata coniata dalla zecca francese, perciò troverete il segno della cornucopia qui in questa posizione qui, è molto piccola, ma vediamo, eccolo qua, si vede benissimo in questa posizione. Per quanto riguarda il coin 2021, in questa posizione qui, come vi dicevo, una moneta emessa con scatola e confezione. Per quanto riguarda il prezzo, era uscito a 155 euro quando è uscita all'inizio, adesso si aggira tra i 700 e 800 euro. Attenzione al prezzo, oggi costa tra i 700 e gli 800 euro. Se avete intenzione di acquistarla, vi consiglio di farlo alla svelta perché i prezzi stanno andando su tantissimo per quanto riguarda questa moneta. Bene, per quanto riguarda le monete, abbiamo visto tutte le monete del 2021. Vediamo un attimo, prima di andare via, vediamo di vedere i poli per quanto riguarda l'anno 2021. Ce ne sono veramente tantissimi. Non c'è bisogno, come vi dico sempre, di tagliare nulla perché c'è tutto, basta andare alla Masterkey di Milano. Saluto Davide, che è un carissimo amico. Qua avete tutti i fogli dove potete inserire tutte le monete, sia quelle del Vaticano, tutte quelle del 2021, perciò guardate che praticità, sono molto pratici. Vediamo anche quelle, per quanto riguarda quelle della Francia, che vi dicevo che ci sono, potete inserire quel card qui dentro, perciò c'è praticamente tutto, guarda, quelle del Belgio, quella del Malta, di San Marino, ci sono tutti i fogli, basta andare a vedere sia della Malta che di Milano e non c'è bisogno di tagliare nulla. Bene, per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo nel prossimo video e mi raccomando aspetto i vostri commenti per quanto riguarda il video 2022. Ciao e grazie a tutti!